Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Questo è uno dei video che mi piace un sacco, è un video haul delle cose per la casa. Questo video potrebbe anche chiamarsi Sono in fissa con le tovagliette, perché ne ho prese tantissimo. Principalmente ho fatto un giro da Tiger, che mi piace tantissimo, e quindi ho preso un po' di cosine perché veramente cercavo le tovagliette per fare colazione di color bianco. In realtà sì, le avevo viste, però non volevo spendere tanto, le avevo viste su 3 euro, 3,50 euro, e io volevo spendere meno. Direte, vabbè, 3,50 euro non è tanto, vabbè, io volevo spendere meno. Sono andata alla Tiger per fare un giro, in realtà cercavo una cosa, gli anelli a ciuccio, ve li faccio vedere perché li ho trovati, ma poi ho preso un sacco di tovagliette e adesso inizio a farvi vedere. Oltretutto non sono andata solo da Tiger, ma anche in qualche altro negozio, ma quelli sono solo due tra acquisti, vi faccio vedere cosa ho comprato. Ovviamente ho preso le tovagliette bianche per fare colazione e ne ho prese due, ne prendo sempre due delle tovagliette. E le pagate un euro all'una. Dato che in tanti negozi le trovo, come vi ho detto, 2,50 euro, 3, penso che sia stato un buon affare un euro. Nella lista delle tovagliette andiamo avanti con altre due tovagliette, sempre dello stesso modello, ma erano color Tiffany. Per quanto nella mia cucina color Tiffany non sia il colore predominante, anzi, però magari quando cambio la tovaglia che ce l'ho incerata metto quella con le orchidee, ci stanno bene. Poi sapete che io adoro il Tiffany, infatti tantissime di queste cose che ho preso saranno Tiffany o dei miei colori preferiti, adesso vi faccio vedere. Ah, e lo pagate sempre un euro. Poi, sempre un euro, ho preso queste tovagliette qua, che sono tovagliette stile bambù, e sono qua sotto, anzi aspetta, ve ne apro una. Quando devo aprire le cose è sempre una tragedia. Eccola, vi faccio vedere, sono sempre stile bambù. A me piacevano molto come idea quando si mangia il sushi, mi piace molto da mettere sotto, è semplicissima, anche questa costava un euro e qua è azzurrina e nella mia cucina ci sta benissimo perché è colore azzurro ottaneo e ha gli accessori lilla, ma ci sta benissimo. Sempre da Tiger ho preso questo, sempre un euro, che è la pinzetta per quando si cucina, di legno, mi è piaciuta tantissimo e poi costava un euro e mi serviva, quindi l'ho presa. Ho preso ancora questo portasapone che voglio mettere in bagno, ovviamente color Tiffany, non ve lo dico neanche, l'ho preso perché voglio metterci il sapone per il viso. Io uso il sapone della Vae normalmente, però mi scoccia stare lì, girarlo quando sta per finire, se lo metti qua lo schiacci se è più comoda, quindi metto in questo il sapone per il viso. Altre due cose utili, ma in realtà ho preso tutte cose che mi servivano, non è come i vestiti, sono tutte cose che comunque mi servono. Ho preso, ok, ne ho presi due di Cotton Fioc, però erano troppo carini a cuoricini. A me ne serviva uno, ma sono di questi due colori, questo lavanda e questo Tiffany, e ho deciso di prenderli, sono meravigliosi. Poi li uso per aggiustare il trucco quando si sbava e tante altre cosine, quindi mi servivano. Comunque questi costavano un euro ciascuno, non è che al supermercato si trovano a 20 centesimi. Ancora due cosine da Tiger, questa spazzolina qua, ok, non sarà quella che pettina in assoluto meglio al mondo, però è piccolina, è carina, cuorisciosa, anche questa un euro, rosa, carinissima, l'ho presa. E poi ecco il motivo per cui sono andata alla Tiger, magari ve lo giro, ed è l'anello caramella. Ok, io sono pazza per i dolci e poi quando ho visto questo sulla pagina Facebook di Tiger ho detto non posso non averlo. E se ve lo faccio vedere, è semplicemente un anello con sopra una caramella e poi me lo mangio, va? Non riesco ad aprirla come lo dico, eccolo. Eccolo, non è stupendo, sì vabbè, non è per andare in giro, però è una cosa carina, a me piacciono. Dire che ho 2 anni invece che 26, vabbè, non importa, mi piace, quindi va bene così. Dopodiché sono andata ancora da Casanova, che è un negozio che ho rivalutato, ha spesso delle offerte, quindi adesso spesso ci vado, ci passo quando sono al centro commerciale. E ho preso, vabbè, non è una cosa per la casa, però mi serviva piccolo 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 perché quello che avevo si è distrutto con il vento, ed è un ombrellino color Tiffany, come vedete è delle dimensioni proprio piccolissime, perché normalmente gli ombrelli piccoli sono così, questo è piatto piatto piccolo color Tiffany, e invece di costare 12 c'era tipo il 65% di sconto, ho pagato 5,10 euro, quindi fattibile. Cosa sono queste? Sono sempre due tovagliette che ho preso da Casanova, in cui mi hanno messo lo scotch e non riuscirò mai più a riaprirle, le dovrò guardare tonde.
No, davvero, io ho dei problemi con queste robe. No, ragazze, finisce il video. Io sono ancora qui che cerco di aprire la tovaglietta. Eccola, ce l'abbiamo fatta. Ve ne apro una sola, è tipo silicone, quindi molto semplice da pulire. Sì, puzza un po' di plastica in effetti. Ed ha questo ricamo, cioè semplicemente stampato. Non so come si dice, damascato, sapete come si dice, non lo dite. Ed è carinissima, nera, la trovo molto 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 elegante. Sì, la stoffa è silicone, però in sé per sé mi piace molto. E come ultimo acquisto sono andata da Coimport e ho comprato questo attaccapanni in velluto a forma di vestitino con tutti questi buchetti, e lo utilizzerò per metterci le sciarpe, quelle leggere, quelle primaverili, così non occupo un cassetto. E qua ci sono 16 di questi posti dove inserire le sciarpette, quindi penso che ci siano tutte e lo trovo molto carino, molto femminile, e costava 2 euro e qualcosa, comunque fattibile. Niente, questi sono tutti i miei acquisti, avete visto i colori, ovviamente sono quelli che io preferisco. Penso di aver fatto dei buoni affari, perché la tovaglietta è 1 euro. Ah, quella di casa nuova non ve l'ho detto, l'ho pagato 1,90 euro, comunque non tantissimo. E niente, fatemi vedere i vostri video dei vostri acquisti per la casa, perché sono sempre in cerca di alcune cosine per la casa. Soprattutto sto cercando adesso ogni volta ho la fissa per qualcosa, adesso cerco un orologio digitale piccolino da poter mettere in bagno, perché se no in bagno, quando mi preparo al mattino, ci potrei mettere delle ore. Invece ho bisogno di un orologio che mi metta l'ansia, che mi dica guarda che è tardi. E quindi niente, questi sono i miei acquisti. Un bacione e al prossimo video. Ciao!